siamo ormai nel regno della fiction. Con tutta evidenza non hanno prove dopo un anno e mezzo di indagini e quindi vanno rovistando ovunque alla ricerca di prove che non ci sono. Cosa titolano i giornali oggi? Così, fu la regione a indicare che bisognava rivolgersi a Simone D'Accordo. Poi leggi gli articoli e vedi chi è la regione. La regione sarebbe un oscuro dipendente di Regione Lombardia, un oscuro dipendente, che fra l'altro nega, che avrebbe detto nel 1995, quando forse Formigoni ancora non era insediato, di rivolgersi a Simone D'Accordo. Ecco dove sono le prove schiaccianti che evidentemente non hanno, ma i giornali ovviamente continuano in prima pagina a sparare fango nel tentativo di dimostrare l'indimostrabile. E a che cosa si rifanno, oltre che a uno oscuro dipendente? Si rifanno a quello che avrebbero detto alcune persone che sono ormai in carcere da mesi, forse da 6 mesi, e che a questo punto sono pronti a dire qualunque cosa venga loro chiesta, pur di cercare di uscire da quel carcere. Quindi nulla di ciò che è riferito oggi è vero, ancora una volta sono tutte elucubrazioni fantasiose, siamo arrivati al livello della fiction.